Ok, abbiamo fatto la nomina degli scrutatori, solo questo abbiamo fatto da Gambora. L'inno nazionale, la nomina degli scrutatori, Morini, Desio e Liguori. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, approvazione verbale di sedute precedenti. Chi è favorevole per alzata di mano in aula? Allora, in aula Marino, Desio, Petrosino, 8 in aula, 8 favorevoli, dare voto, Amendola, Caprino. Favorevole. Amendola? Favorevole. Caprino? Favorevole. Ok, 10 favorevoli. Chi è contrario? Da Campora. Da Campora contrario. Chi si astiene? Longo, Liguori, Vicinanza, Cairone. Passiamo al prossimo punto. Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze. Comunicazioni. Posso? 15. Mi sente? Con voi siamo 15. Con voi. Ci sono prenotazioni per le comunicazioni? Sì, Presidente, mi sente? ti sento benissimo, prego. Buonasera, sindaco, non vedo, c'è la sindaca, no? Sì. Sì, l'ho chiamato anche prima. Non ho visto, non ho visto. Oramai vi ho perso, Abbiamo sindaco. capito che non sentivi. Perché c'erano problemi. Allora, buonasera sindaca, buonasera presidente, segretaria. Allora, sindaca, sarà una ripetizione. Dico sempre le stesse cose. Non so se chiedere e quindi interrogare o avere una risposta per quei famosi stalli dei disabili. Che cosa stiamo facendo? Visto che la campagna elettorale oramai è partita e facciamo vedere tante belle cose, ma questi stalli dei disabili che per il 50% non sono totalmente a norma, vorrei sapere a che punto sta la lavorazione per mettere in opera la sistemazione e la messa a norma di tutti questi stalli che sono illegittimi. Io non so come fa un responsabile del settore a passare in mezzo alla strada e a non vedere o a vedere e ad ignorare questo scempio. Glielo dico sinceramente, io non voglio essere cattivo, però insomma, adesso sono 4 mesi che dico la stessa cosa. 4 mesi. E non se ne può più. Quindi, se gentilmente mi dà una risposta, ma prima dell'elezione però me la dovrebbe dare, che non so se faremo altri consigli comunali. Comunque, Presidente, Prego. volevo comunicare a lei che nonostante il suo intervento, il buco è sempre lì dove si trova, allo stesso modo. Forse se ne accorgeranno le prossime amministrazioni quando pagheranno tutti i danni che ha creato. Non so se saranno debiti fuori bilancio, ma sono convinto che saranno tanti. Perché abbiamo avuto modo di parlare, lei si è reso conto della vergogna che abbiamo al centro di Battipaglia, quindi fare tutte le riprese, questo è bello, e poi al centro avere dei fossi grossi quando una casa dove ci va un piede intero dentro, se non una persona, è totalmente vergognoso. E lei su questo mi deve dare per forza ragione, perché l'altro giorno se n'è reso conto insieme a me. Ho fatto comunicazione ai responsabili del settore. Le ho fatto vedere le risposte vergognose che mi hanno dato. Quindi,
Mi avevano assicurato che intervenivano da Campora. Lei ha visto i messaggi? Evidentemente domani mattina devo di nuovo chiamare. No, lei deve fare un provvedimento disciplinare ai responsabili. Perché non possiamo andare avanti così, assolutamente. Per un fosso, ce ne sono a centinaia in questa città. Faccio un altro appello. Ho inviato anche delle fotografie che mi hanno inviato dei cittadini di Via Parini, dove alle 6 la mattina sono costretti a levarsi dal letto perché gli autobus non riescono a girare e quindi a fare tutte le manovre della curva di Via Parini, perché nonostante il divieto di sosta c'è gente che ha parcheggiato l'autovettura e le ho mandate al comandante Giuliano, dove mettono persino i teli per non far prendere il sole alle macchine. Quindi non è una sosta temporanea, capisce? E non riescono a transitare. Poi è successo anche che hanno messo un'impalcatura, perché purtroppo bisogna fare i lavori e io purtroppo non ho che dire. Vogliamo controllare di tanto in tanto questa strada e renderla fruibile, visto che è diventata una delle arterie più importanti, dove passano gli autobus ogni 5 minuti e puntualmente ci stanno vetture ferme. Non la sento, Presidente. Pronto? Mi sente? Sì, sì, la sento benissimo. No, io ogni tanto mi faccia qualche cenno, perché non so se sto parlando al vuoto o se lei mi sente, quindi... Non sto parlando a vuoto, la sento a vuoto, a vuoto, non nel senso che lei mi sente, però io non capisco se lei mi dà qualche risposta, ha capito? Non a vuoto, forse ho sbagliato a spiegarmi. Volevo anche chiedere una gentilezza a tutti i consiglieri comunali che in questa assise sono presenti. E anche la sindaca l'ha fatto, io ho partecipato ad alcune riunioni, penso che sarebbe necessario, visto che la vostra attività politica e la vostra attività amministrativa doveva concludersi già da tempo e che per quel famoso rovescio della medaglia siete ancora in carica come lo sono anche io, siccome abbiamo parlato di tutte queste associazioni che lavorano in modo alacre e lavorano, sono tutti dei volontari. Io direi e proporrei di devolvere a tutte queste associazioni tutti i gettoni di presenza a partire dal 1 giugno, tutti gli emolumenti degli assessori, tutti gli emolumenti del sindaco e vice sindaco. Tanto erano spese non previste. Erano spese non previste. E se la legge ci permette ancora di essere consiglieri comunali, assessori e quant'altro, eticamente io penso che questo gesto sarebbe un bel gesto. Quindi chiedo che questo argomento venga messo subito ai voti dopo le interrogazioni, dopo le interpellanze, perché è una cosa importante. Ci riempiamo tutti la bocca del buon lavoro che stanno facendo queste associazioni, ma alla fine sono abbandonate a se stesse. Diamo un segnale a tutte queste associazioni. Deve presentare una mozione, consigliere De Campo. Presenta una mozione, la porta in consiglio comunale e la votiamo. Così non si può votare. Presidente. Non è un argomento e non è... Comunicazione. Quella è come... mi dispiace, consigliere da Campra, è così. Ecco, allora io stasera il mio gettone di presenza voglio che venga messo agli atti. Lo devolvo. Anzi, una comunicazione all'ufficio di presidenza, io provvedo. Sì, io le faccio, allora lo comunico anche verbalmente. I consiglieri comunali o gli assessori. Non ho capito, scusi. Vuole una comunicazione per iscritto, verbalmente non va bene. Allora, io l'ho fatta verbalmente, si figuri. Se il protocollo riceverà le istanze. Ma non lo metto in dubbio, per carità.
Non l'ho capita, Presidente, scusi. Non lo metto in dubbio, ci mancherebbe, assolutamente. No, io ho un piccolo problema. Siccome ultimamente sto protocollando tutta una serie di documenti, ma mi tornano indietro dal protocollo e quindi sono costretto a venire... Problema al protocollo. Ma voi dite che va tutto bene, Presidente. Non è... non va tutto bene, allora. Responsabile del protocollo. Sindaca, è responsabile il protocollo, è responsabile il comando VIC, è responsabile l'ufficio tecnico. Lei è il sindaco, se lei sa tutte queste cose, i provvedimenti disciplinari perché non li fa? È quello che diceva la segretaria, di provvedere il dirigente competente e di chiedere. Alla fine del mandato, sa quanti ce ne sono? Fino ad ora non abbiamo avuto problemi. Lei dice? Questo è il quarto consiglio comunale. Sono comunicazioni, faccia le sue comunicazioni e poi si vede. Io non è un discorso tra me e lei. Ma lei sta intervenendo, lei sindaca, non io. Lei le regole non le conosce. È lei che non conosce le regole. È lei che non deve rispondere. Io sto continuando a parlare. È lei che mi interrompe. E io però lei aveva 5 minuti. Ha parlato già un quarto d'ora di comunicazione. E mo mi prendo anche quello della mia collega Luisa Liguori e quindi continuo a parlare. Ma non è così, da Cambora, la prego. Ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire. Ma se la sindaca non mi dà il tempo di parlare, mi interrompe, io come devo fare? Comunque sarò brevissimo, Presidente. Vorrei sapere... Concluda per favore, un po' di silenzio in aula. Vorrei sapere inoltre, in merito a questo concorso dei vigili urbani, visto che è un concorso fatto con la scelta, con la piena discrezionalità sulla scelta dei candidati e quindi degli eventuali vincitori, io vorrei sapere, non so se me lo potete dire o se c'è qualche responsabile, quante domande sono state fatte, quanti posti sono, entro quanto tempo voi avete intenzione di concludere l'iter? Consigliere da Capra, questo è un concorso a tempo determinato, però le voglio dire che questa è un'interrogazione che sta facendo, non va bene. Non va bene, la comunicazione è un'altra cosa. Io la sto comunicando, un'altra cosa. Io sto comunicando. Però mi faccia parlare. Sta facendo una serie di interrogazioni verbali che non va bene, il Consiglio Comunale non può andare avanti così. Lei ha detto una cosa, è un concorso a tempo determinato, saranno 150 domande mi sembra. Sono 150 domande? E allora chiudiamolo subito questo concorso. Che non si è concluso o si è chiuso? Non ho capito e non la sento. Ma no, non la sento. Un attimo tu. Oh, allora sono 75 istanze. Certe si pensa di arrivare a un centinaio con quello che sta al protocollo ancora. No. Vabbè, poi... Allora voglio comunicare, comunico sì, che sarebbe opportuno, a mio parere, di chiudere nel giro di 15-20 giorni affinché si finisca di fare questa campagna elettorale, di liberare la differenza di quelli che verranno presi in modo tale che non li portiamo alla campagna elettorale. È stato fatto anche l'anno scorso, è stato fatto anche gli altri anni, è stato fatto per ogni mandato sindacale, consigliere da campo, a tempo indeterminato. Non è un concorso a tempo indeterminato, è un concorso stagionale, come è stato fatto tutti gli altri anni nel periodo estivo. Adesso devo concludere, per favore. Voi l'avreste dovuto fare durante il periodo in cui eravate amministrazione. Voi dal 1° giugno avreste dovuto fare solo l'ordinario. Va bene, da capo. State facendo lo straordinario. Va bene, adesso concludo, per favore. Basta. Devo concludere. Sì, per forza, non va bene così, da Gambola. E come deve andare? L'oggetto come sta facendo lei, consigliere da campo. Per favore, non può più intervenire. Ma ci sono altre comunicazioni. Logo, prego.
Mi raccomando, il tempo, 5 minuti. Poi c'è Cairone. Allora Longo e dopo Cairone. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto... Comunicazioni, non interrogazioni. Se fate altre interrogazioni vi do con la parola. Prego. Allora, innanzitutto, Presidente, le voglio ricordare, io mi atterrò ai 5 minuti, ma le voglio ricordare che l'ora di comunicazione è iniziata alle 9:15, perché ho visto il... Io non sto dicendo niente. No. Puoi parlare tu. Certo. Una 7:15, sì. Una comunicazione di carattere politico, visti i numeri di questo Consiglio Comunale. 15 presenti, 5 rappresentanti dell'opposizione. Quindi cioè i numeri in politica hanno una rilevanza. L'opposizione mantiene questo Consiglio Comunale. Quindi i 6-7 consigli comunali di maggioranza che mancano stasera, vorrei sapere dove sono, e il sindaco dovrebbe avere la risposta in qualità di capo dell'amministrazione. Ritornando alle comunicazioni vere e proprie, vorrei sapere che fine ha fatto, Presidente, lei rappresenta il Consiglio Comunale, il sindaco rappresenta l'amministrazione, che fine ha fatto la mozione che chiedeva da me presentata un paio di mesi fa, il 12 aprile, più di 2 mesi fa, e approvata all'unanimità da questo Consiglio Comunale per l'utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza per i lavori socialmente utili. Vorrei sapere, onestamente, dopo 3 mesi, che fine ha fatto, se l'iter è partito, perché è una cosa importante, lo stanno utilizzando altri comuni, non è una cosa importante per il consigliere Longo, ma è importante per la città. Vi sono quasi 1.200 percettori di reddito di cittadinanza a Battipaglia. Altro argomento di comunicazioni, storico questo, però di stretta attualità, rifiuti e miasmi. I rifiuti, voglio ricordarlo ai colleghi, a me stesso, ritrovati sull'argine del fiume Tusciani, i miasmi che con l'apertura della stagione estiva sono ritornati prepotentemente alla ribalta, non solo la puzza storica del sito di compostaggio, quindi miasmi dovuti alla fermentazione dei rifiuti organici, ma a cui si sono aggiunti altri miasmi di varia natura. L'ente comune ha una cosa molto importante dalla parte sua, i controlli costanti che deve mantenere, e vorrei sapere dall'amministrazione se li fa questi controlli riguardo alle ditte, che alle aziende che producono, che trattano rifiuti. Vista la complessità della situazione, vista l'emergenza ambientale, un fatto acclarato nella nostra città, non si può procedere a tendoni, e guardando le immagini che i social ci mandano, a me sembra che l'amministrazione, come al solito da 5 anni a questa parte, agisce, si muove a tendoni praticamente, fa il singolo intervento e poi finisce lì. Invece ci vorrebbe, come ho sempre cercato di spiegare da 5 anni a questa parte, un progetto complessivo. La sicurezza, altro argomento di stretta attualità, con risse continue tra giovanissimi soprattutto, risse continue a una certa ora della sera, che guardate, non è che avvengono nella periferia degradata praticamente come riportate anche dalla letteratura, ma vengono al centro, di fronte a noi, di fronte al Palazzo Comunale soprattutto, nella centralissima Via Italia, Piazza Aldo Moro, e soprattutto intorno ai locali H24 che somministrano anche alcolici senza controllo, perché non hanno personale. E io mi chiedo, l'amministrazione, rispetto a questo fatto, che deve andare un fatto di sicurezza pubblica e di problematica di carattere sociale, che cosa sta facendo l'amministrazione? Io mi chiedo, riprendendo delle proposte che ho fatto in passato, occorre soprattutto nel periodo estivo allungare l'orario della polizia municipale. Io non so se è stato fatto, vorrei gentilmente sapere, se non è stato fatto, facciamolo per i 3 mesi di questa estate, della prossima estate. Altra comunicazione, Presidente, il Ministero aveva messo a disposizione degli esperti in politiche comunitarie per quanto riguarda i fondi comunitari, il Recovery Fund famoso, per 3 anni gratis per l'ente,
per accompagnare gli enti locali nei processi di accesso ai fondi, soprattutto ai miliardi del Recovery Fund. Orbene, leggendo la graduatoria, città e comuni come Eboli, Pagani, Nocera Inferiore, Bellizzi ne hanno fatto richiesta. Battipaglia stranamente non c'è in questo elenco, almeno non mi risulta. Allora mi chiedo e chiedo ai colleghi del Civico Consesso, perché Battipaglia non ha partecipato a questa richiesta, visto che si tratta di avere un funzionario gratis per 3 anni? Di chi è la colpa? Si chiede alla parte politica. È ancora possibile, sindaco, rientrare nella graduatoria? Ancora possibile? Sono ancora i termini? Io non lo so. L'amministrazione ce lo dovrebbe far sapere. Come al solito, il sindaco dirà, a meno di colpi di scena, che lei non sa nulla e che eventualmente è colpa di altri. Perché dico questo? Perché un'amministrazione, un ente, può parlare, si può permettere di parlare di sviluppo economico e sociale, ma di che parliamo? Qua manca l'ABC. Consigliere Longo. Sì, prego. Sono stati assegnati 4 a Battipaglia, si sbaglia. Che cosa? 4 funzionari. Dall'elenco statale non risultava. 4 funzionari a Battipaglia, 3 a Eboli, 2 a Eboli. Presidente, ne sono felice. Farò un'interrogazione su questa cosa e mi risponderete con gli atti formali. No, glielo dico perché è una cosa. Certo. Non rispondere, certo. Glielo dico. La parte politica non era a conoscenza, non lo so gli altri colleghi. Allora, morale della favola, invece di pensare alle cose serie, e l'ho ricordato nelle giornate precedenti, come l'emergenza ambientale di stretta attualità, presentare richiesta per finanziamenti pubblici come i 5 milioni di euro persi, il PUC e la riqualificazione urbana, lo sviluppo economico e l'occupazione, la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del patrimonio pubblico, l'iter di utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza, vorrei sapere a che punto sta, eccetera, eccetera, si pensa soprattutto alle scemenze, come l'inno del comune di Battipaglia, l'ultima grande fatica partorita dall'amministrazione. A questo proposito, a proposito dell'inno del comune di Battipaglia, mi permetto, Presidente, colleghi, di suggerire di adottare, è gratis anche questo, il coro dei 5 madrigalisti, quelli di Amici miei, film degli anni 80. Vi ricordate il conte Mascetti e gli amici con gli amici di Bischerate? Scegliete questo motivetto, è molto famoso, cioè su YouTube, è gratis e soprattutto si abbina perfettamente al modo di fare e di agire di questa amministrazione. Grazie. Grazie, consigliere Longo. Cairone, prego. Mi raccomando, 5 minuti anche per lei. Buonasera a tutti, no, Presidente, io rispetterò i tempi. Vorrei che anche voi come amministrazione e parte politica li rispettereste. Il 10 maggio ho presentato e protocollato un'interrogazione inerente alla questione di cimitero. Ad oggi non ho ricevuto la risposta, neanche l'ingegnere Salerno, Presidente. Oltre all'ingegnere Salerno mi aspettavo, visto che il nostro regolamento dice quando si chiede la risposta scritta deve arrivare entro 10 giorni, mi attendevo almeno una risposta dalla politica, risposta che non c'è stata, e non rispondendo a me non si risponde ai tanti cittadini che chiedono quotidianamente la risoluzione di quel problema o quantomeno a che punto sta la risoluzione. Come ho sempre detto, non attaccherò mai la parte tecnica ma la parte politica. Lei è il Presidente, aveva 10 giorni di tempo, 10 maggio, 20 maggio, siamo al 28 giugno, ancora non è arrivato niente. Quindi mi auguro che a breve quantomeno una risposta politica ci sia. Capisco bene che ultimamente i problemi sono tanti e mi dispiace, ma ancora una volta vedo che il Presidente deve intervenire anche su questioni politiche, questioni che probabilmente, anzi sicuramente, non spetterebbero alla sua persona. Qual è la questione politica? Beh, anche prima su alcune risposte al consigliere da campo, insomma, lei sono una persona informata sui fatti. O no, ma non la questione della buca, su altre cose. Capisco bene che lei si fa prendere, a volte deve prendere anche le parti della politica che assente. Mi auguro che questa sera il sindaco faccia chiarezza
sulle dure parole di un vostro assessore, dell'assessore Davide Bruno, perché sono state comunque parole molto dure. Mi auguro che ci siano dei chiarimenti in merito a quello che ha detto, quali sono le conseguenze che l'amministrazione decide di mettere in atto su questa cosa. Poi l'ultima cosa, prima il consigliere da Gambora parlava dei posteggi per disabili, degli stalli per disabili. Ho notato e mi hanno fatto notare, mi sono dimenticato, volevo dire all'assessore Cerullo, che è uno di quei pochi assessori insieme a qualche altro, ad Elia e pochi altri che sono sempre presenti e che ringrazierò sempre, insomma. Ho notato che ci sono diversi stalli di posteggi con le strisce blu, quindi stalli a pagamento, che praticamente vanno ad ostruire le discese per i disabili e ovviamente per chi ha un passeggino. Credo che su questa cosa bisogna intervenire al più presto, perché ovviamente se c'è lo stallo blu la macchina si parcheggia, però io credo che quelli debbano essere lasciati liberi. Poi ovviamente il consigliere Longo faceva notare che questa sera senza l'opposizione questo consiglio comunale non poteva iniziare. Ovviamente poi decideremo se proseguire o meno. Ecco, mi fermo qui. Grazie. Grazie consigliere Cairone. Vicinanza, prego. Dopo Liguori. Ma le norme anti-Covid ci sono ancora? Come? Buonasera. No, lo spray non lo mettono, vabbè. Ma non, vabbè, non è un problema. Buonasera, grazie per avermi concesso la parola, Presidente. Io... Grazie. Era meglio... Vabbè, è origano. Che cosa dire? Allora, io... Sindaco, sono contento questa sera, lo sa perché? Ma questo semaforo in via Spinete, che io in 5 anni ho detto sempre la stessa cosa, chi è stato a metterlo a posto? Lei come amministrazione o la provincia? O due consiglieri comunali? Io sorrido a queste cose, perché 5 anni l'ho detto, tutti i consigli comunali, e questo semaforo l'abbiamo messo a posto. Sono contento da cittadino, manco da consigliere comunale, perché 5 anni ci abbiamo messo. Lei, com'è? Oggi non funziona. Allora il problema ci sta. Come la politica. No, la cosa bella è che sui social è bellissimo. È una cosa stupenda. Io leggo solamente, commenti non ne faccio, però mi piace leggere i commenti. Chiaro che senza di noi stasera non stavamo qua a parlare. Noi ci ricolliamo dopo le comunicazioni e interrogazioni. Sicuramente io e i colleghi della minoranza abbandoniamo l'aula giusto per fare le comunicazioni, perché gli argomenti li portate voi e voi li votate. Certo, se c'è qualche argomento, che purtroppo in commissione abbiamo detto anche di sì, ma se non avete il numero noi ce ne andiamo. Ben vengano le campagne elettorali, Presidente. L'altro giorno che cosa le ho detto per telefono? Una cosa stupenda. Stadio nuovo, mercato nuovo, che ci sta più? Cioè, puzza non ne sentiremo più, stile lo mettiamo a posto, facciamo di tutto di più. Guardate, il popolo osserva tutto questo. E farci di mezzo in mano. No, il popolo intelligente osserva, io sto facendo un ragionamento in generale. Come dicevo, caro Presidente, nei consigli comunali precedenti, se siete bravi, siete stati bravi ad amministrare, il popolo vi premia. No, ma quello è così. Io lo dico tranquillamente. Se non siete stati bravi, andiamo a casa, andate a casa. Non lo so io che cosa, se andrà a casa. Prego, per favore. Così, no, lei quando vuole parlare si mette qua e venga a parlare. Prego, do la vicinanza. L'altra parte politica, secondo me il paese lo cambia, lo gira sotto sopra. È una cosa veramente... Cairone. È una cosa impossibile. Impianti di compostaggio, strade nuove, di tutto di più. Ho visto il progetto dello stadio Pastana. Fra 2 anni dobbiamo fare la finale della Coppa dei Campioni. Sono me in Maracanà,
Maracanã è uno stadio piccolino, così, uno stadio bellissimo. Ben venga, se tutto questo è vero, io sono contentissimo. Uno stadio bellissimo, boutique, è una cosa stupenda. Io dico, ci mancherebbe poi che abbiamo i soldi dell'Europa, abbiamo tutti questi soldi. Vabbè, può darsi che voi non siete stati capaci a fare questo, perché lo stadio sta lì. Non abbiamo messo manco le luci per fare un torneo notturno, per me, vabbè, con la pandemia, però voglio dire, in 5 anni le luci allo stadio bastano, visto che ci sono le antenne dei ripetitori delle reti telefoniche, con quei soldi si poteva almeno mettere le luci nello stadio bastano e sfruttarlo in un modo da stadio, diciamo, che qualche concerto si poteva fare nello stadio bastano. Quindi, sindaco, voglio sapere il semaforo chi l'ha messo a posto, perché io devo dire ai miei elettori è stato X e io sono contento che il semaforo, però mi dico che non funziona, quindi va bene così, grazie. Grazie, consigliere Vicinanza. Consigliere Liguri, prego. Grazie. Lo spray nel Castellano. Buonasera a tutti, volevo fare solo 2 comunicazioni, telegrafiche innanzitutto, come mio solito, che sono state già fatte 2 mesi fa, 3 mesi fa, 4 mesi fa. Allora, innanzitutto voglio rispondere a Vicinanza. Il semaforo di Santa Lucia, c'è qualcosa che funziona questa volta al comune, perché dipende dal comune di Battipaglia, quella a Santa Lucia funziona. Io faccio sempre quella strada, quella della provincia purtroppo non funziona. Ieri mattina funzionava, stamattina niente, stasera funziona. Allora c'è qualcosa che non va o qualcuno che lo va a manomettere, visto che però a livello comunale voi vi dovete preoccupare, perché lì è comune di Battipaglia e va riattivato 24 ore su 24. Non è possibile che un giorno sì e un giorno no non funzioni, e poi capitano diversi incidenti come già sono capitati. Ecco, bando al semaforo, che qui è quasi sta diventando una storiella, una barzelletta il fatto del semaforo. Io mi rifaccio al terzultimo intervento, quando abbiamo parlato delle strade e dei dossi di Battipaglia. Io avevo chiesto, sindaca, di istituire, di installare dei dossi a Viale De Crescenzo e a Viale Ricciardi, perché la zona è diventata invivibile la sera dopo le 21. Sono diventate piste di macchine. Un altro intervento bisognerebbe farlo al semaforo, cioè alla rotatoria, neanche al semaforo, alla rotatoria che sta davanti alle scuole Gatto. Ci sono delle strisce pedonali, e qui parlo con dei fatti concreti, in quanto sono accaduti già diversi incidenti, un paio di signore tornando dall'uscita della chiesa sono state investite. Le strisce pedonali sono state fatte troppo a ridosso dell'incrocio, cioè della rotatoria, per cui quando la macchina gira si trova neanche a 1 metro la striscia pedonale, per cui si ritrova i pedoni sulle strisce e non ha il tempo di frenare, pur andando piano, se li ritrova davanti. Quindi le strisce pedonali, i dossi e centinaia di buche che sono state riattivate ad Alba, però in malo modo veramente, di modo che adesso ce ne sono ancora, si sono fatte ancora più grosse. E poi mi rifaccio sempre al solito palo di via Ricciardi, quando è caduto l'albero. Sono trascorsi 6 mesi. In 6 mesi finalmente abbiamo avuto il palo, dopo vari solleciti dell'ufficio tecnico, e questo gliene devo dare atto, all'architetto Vece, ha sollecitato. Però hanno installato di mattina, di buon'ora alle 7, è venuta una ditta esterna, ha installato il palo, ma manca la lampadina purtroppo. Io mi chiedo,
ma una ditta esterna a Paldate. Noi abbiamo pagato più di 4.000 euro per fare questo lavoro, ma è possibile che lo facciamo a step? Una volta mettiamo il palo, una volta mettiamo la grangia, una volta mettiamo la lampadina. Io penso che finirà l'amministrazione, ma la luce non l'avremo ancora a Viale Ricciardi. Sono cose banalissime, qui non chiediamo chi la luna, qui chiediamo l'illuminazione. E poi ci venite a mettere le, come si chiama, l'affare per la vigilanza. Ma che senso ha mettere la vigilanza? Quando la sera non vediamo niente, dobbiamo lasciare le luci accese ai balconi, per paura che qualcuno salga ai primi piani. È una cosa che non è più accettabile dai residenti di Viale Ricciardi. È così come tante cose che non vanno. Ci vuole un minimo di accortezza, non ci vuole tanto, ci vuole maggiore rispetto pure delle persone, ci vuole maggiore rispetto del lavoro che si fa. Perché il lavoro non è che non viene controllato, viene fatto a malo modo. Così come pure la riparazione delle buche, viene fatta a malo modo. Viene buttata la catrana e se ne vanno via. Dopo due giorni non ci sta più. Ma non ne parliamo davanti alle scuole gatto. L'ultima pioggia che c'è stata, le mamme dovevano prendere i bambini in braccio. C'era un lago per poter attraversarli. Ma queste sono cose che l'amministrazione deve vedere, anche Alba. E non ne parliamo, adesso vediamo un po' di pulizia in più perché ci sono i ragazzi della cooperativa, però precedentemente abbiamo sofferto anche questo. Quindi cerchiamo, è vero che l'amministrazione è a termine, però sono cose che possiamo realizzare, non è la fine del mondo, non dobbiamo andare a prendere la luna per fare queste cose. Grazie. Grazie consigliere Liguri. Altri interventi? Presidente. 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 Cavola, dimmi. Lei mi ha tolto la parola. Lei mi ha tolto la parola, ma io devo fare una comunicazione di tipo politico, in quanto siccome negli ultimi tempi sono cambiati degli equilibri politici e siccome io sono il capogruppo del gruppo misto, io chiedo a lei, visto che non mi posso permettere, se no mi toglie la parola e mi frusta, se ci sono questi cambiamenti, visti che sono stati chiaramente ufficializzati, se bisogna rifare una revisione delle commissioni. A me non è pervenuta nessuna comunicazione. Il consiglio comunale così come era con Botte e con Botte. Quindi non c'è nessun consigliere comunale che è passato al gruppo misto? Sì, c'è il consigliere Mirra, il consigliere Mirra è passato al gruppo misto. E allora? Sì, ha ragione, me l'ho dimenticato. Bisogna... No, se no dice bene il allora, consigliere Mirra. Lei è il capogruppo del gruppo misto, mi comunichi dove deve essere collocato all'interno delle commissioni il consigliere Mirra. Va bene, io aspetterò che il consigliere Mirra me lo comunichi e io sono a disposizione. Siccome è una cosa che io ho appreso, ma mi non so... Sfuggito. Non ho capito, scusi. Mi era sfuggito. No, ma se no ha ragione il consigliere Mirra quando poi si dice che si confondono mele e pele. Se no facciamo la Macedonia. Lei si ricorda all'epoca facevamo la pizza capricciosa quando lo diceva lei. Quindi voglio dire, cerchiamo adesso di mettere a posto questa storia, ma anche perché giustamente bisogna legittimare quello che è il ruolo del consigliere comunale, perché in questo momento, laddove si facessero delle commissioni, no, potrebbero essere non valide. Io penso, poi chiedo a lei lui. Faccio una comunicazione per iscritto, consigliere da capo. Io pubblicamente lo chiedo anche al consigliere Mirra, così eventualmente questa situazione. Il consigliere Mirra l'ha comunicato a me,
io lo comunico a lei in qualità di capogruppo. Va bene, quindi questa era una cosa che andava chiesta, anche perché bisogna capire in questo momento, perché non lo so come adesso è organizzato l'opposizione e la maggioranza, quindi vorrei capire un po' pure i consiglieri di opposizione quali sono e quelli di maggioranza quali sono, così giusto per capire un po', quindi anche per fare chiarezza su questa cosa. Se poi mi devo regolare in base ai voti del bilancio, allora sarà una mia idea e la faccio mia e la tengo per me, va bene? Grazie. Prego, consigliere da campo. Se non ci sono altri consigliere, prego, consigliere Alessio, prego. No, io sono molto breve, volevo, visto che ci sono le comunicazioni ed è uno degli ultimi consigli comunali, volevo soltanto esprimere un mio personale ringraziamento alla sindaca, a tutti i consiglieri comunali, alla sindaca in particolare, all'amministrazione che diciamo mi ha fatto fare questa esperienza da consigliere comunale e che è un'esperienza esaltante, importante, che nel limite delle mie possibilità, come dire, ho cercato di dare un mio contributo affinché le sorti di questa città migliorassero. E non a caso noi proveniamo da un ultimo consiglio comunale nel quale abbiamo votato il bilancio e il rendiconto, che ha visto praticamente, dopo una situazione molto penalizzante dell'ente negli ultimi 4-5 anni, è arrivato ad aggiungere un utile di circa 9 milioni di euro. Per cui io credo che questo sia stato un risultato importantissimo per la nostra comunità e che nella mia esperienza di consigliere comunale mi onoro di dichiarare, perché abbiamo posto le basi per creare effettivamente sviluppo, per creare una nuova, diciamo, era in questa comunità che per troppo tempo era stata, come dire, dilaniata da una situazione fortemente penalizzante da un punto di vista economico, che non ha permesso e che non ha consentito di poter fare una programmazione per i motivi di cui ho detto prima, sia dal punto di vista quindi degli investimenti, dal punto di vista delle infrastrutture e anche della cultura. Così come voglio dire, a proposito di ciò che diceva prima anche l'amico Valerio Longo, per me anche l'inno della città di Battipaglia può rappresentare un momento di unione, una sintesi importante, perché la cultura, parliamo spesso di cultura, ma poi la cultura la dobbiamo, come dire, incentivare, la dobbiamo praticare, la dobbiamo perseguire. E la musica è una... Parlo da pianista, da musicista, è secondo me l'arte fondamentale che possa, più di tutte le altre arti, unire le persone, farle sentire appartenere ad una stessa comunità, appartenenti che hanno una storia, una cultura, ed è fondamentale anche per seguire questa strada. Quindi vi ringrazio e cedo la parola agli altri colleghi. Buona serata. Grazie. Presidente, chiedo scusa. Presidente. Da Gambora. Allora, siccome io non vedo l'aula, chiedo se ci sono c'è il numero legale per poter andare avanti innanzitutto. Io le comunico che mi sto allontanando dall'aula per problemi personali. Facciamo verifica, consigliere da campo. Non ho capito, scusi, abbia pazienza. Io allora non posso dire se i consiglieri che stanno in aula o nei pressi dell'aula dicono che sono presenti. Chieda la verifica chiedo la verifica dell'aula. Va bene, segretaria, prego. Si fa l'appello, consiglieri, in aula e silenzio, per favore. Chi è intenzionato a stare in aula? Francese Cecilia. Falcone Francesco. Presente.
Pesio Vincenzo. Presente in aula. Petrosino Antonietta. Presente in aula. Alessio Michele. Presente in aula. Alfano Rita. Presente in aula. Morini Elda. Presente in aula. Bovi Pino. Assente. Marino Francesco. Presente in aula. Amendola Isidoro. Presente in piattaforma. Longo Valerio. Longo. Assente. È assente. Cappuccio Roberto. Assente. Zaccaria Gerardo. Assente. Salvatore Giuseppe. Assente. Caprino Gemma. Presente in piattaforma. De Vita Fabio. Assente. Mirra Egidio. Presente in aula. Cairone Alessio. Cairone. Assente. Vicinanza Renato. Vicinanza è presente o assente? È assente. È assente. Assente. Da Campora Luigi. È assente. Da Campora ha detto che è assente. Liguori Luisa. Assente. Sagarese Antonio. Assente. Speranza Rossella. Assente. Baldi Alfonso. Assente. Motta Gerardo. Assente. Faccio solo una constatazione, perché la gente ha fatto delle domande al sindaco. Il sindaco non può rispondere, quindi forse a volte si fanno domande tanto per farle. 11 presenze, è caduto il numero legale, il consigliere non è valido. Forse la risposta non interessava, va bene.